manifestazione molto particolare, io direi originale, che riesce a convogliare in una città piccola come Teramo giovani di tutto il mondo che vengono a giocare le partite di pallamano, ma vengono anche a divertirsi e a fare amicizie con tutti i loro coetanei che provengono da varie nazioni del mondo. Trattava semplicemente di tutelare tutti quelli che partecipavano alla grande parata e quindi si sentivano anche un po' più protetti, un po' più controllati. Partecipazione riservata a tutti coloro che vogliono venire, indipendentemente dal loro colore, dalla razza, dalla loro religione, dal loro credo politico, e credo che la peculiarità sia proprio in questo, oltre al fatto che per esempio i campi di gioco sono spesso nelle piazze e gli atleti che vengono a partecipare alloggiano nelle scuole che diventano per un certo senso degli alberghi. Il campo di gioco principale è nella piazza principale sotto al Duomo e questo fatto ha affascinato sempre i nostri ospiti sin dai primi anni in cui il torneo si è avviato. Ma io direi che l'aspetto agonistico può valere o non valere, nel senso che ci sono squadre che vengono qui per vincere, no? E ce ne sono altre che vengono qui per stare con gli altri, per fare amicizia, no? Per cui ecco, ci sono aspetti agonistici importanti per il torneo, ma ci sono anche altri aspetti umani che sono altrettanto importanti. E forse qui è questa la vera caratteristica del nostro torneo. In my room, thinking about all the crazy things we love to do. Just me and you. Can't help but smile, laugh a bit, cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite. But you're the